Militanti. Allora, buonasera a tutti. Oggi l'ALS intervista Marco Giovenale, Mariangela Guatteri, Michele Zaffarano per il progetto Militanti. Con questo progetto, dialogando con rappresentanti delle riviste letterarie o gruppi culturali, l'ALS cercherà di indagare, a partire dai manifesti programmatici, le diverse forme di militanza con cui queste riviste o gruppi culturali prendono posizione nel campo letterario contemporaneo. Marco Giovenale, Mariangela Guatteri e Michele Zaffarano, che saluto e ringrazio per aver accettato di partecipare, sono redattori di GAM. In particolare Marco e Michele sono due dei cinque fondatori. E quindi per cominciare vorrei chiedere a Marco Giovenale se ci vuole raccontare in breve come è nato GAM e quale ragione sta alla base di questo progetto. GAM nasce nel 2006 dall'incontro di cinque persone diverse che in qualche maniera si sono trovate barra ritrovate, nel senso che Michele Zaffarano e Grado Bortolotti erano amici di lunga data e lavoravano già su linee appunto di ricerca, Grado Bortolotti soprattutto in contatto, in dialogo con la tradizione anglofona, tradizione dell'ipermoderno se vogliamo dire, e invece Michele Zaffarano sul fronte francese, avendo anche lui vissuto lungamente a Parigi per studiare appunto la scrittura di ricerca che si faceva già dagli anni 90, in effetti, in contatto anche poi con varie riviste e autori. E non ci si conosceva personalmente, se non allora, le persone che sono coinvolte, sono le cinque, sono Gerardo Bortolotti, Michele Zaffarano, Alessandro Broggi e praticamente sostanzialmente oltre me anche Massimo Sannelli, che però ha abbandonato quasi subito il progetto perché lui aveva un'impostazione differente dalla nostra e quindi non ha sentito la stessa sintonia che c'era, anche se noi eravamo al tempo molto in dialogo. E è successo questo, che sostanzialmente erano all'università insieme e si conoscevano già, poi si erano un po' persi di vista, Gerardo e Michele con Alessandro Broggi. Io ho conosciuto Alessandro Broggi indipendentemente a un convegno a Firenze nel 2004, se non sbaglio, e facendo un mio intervento che teneva insieme arte contemporanea e scritture contemporanee, lui in un contesto in cui si facevano ancora magari riferimenti agli anni 50, a un'Italia un po' divisa ancora su vecchie categorie come avanguardia e lirica, ha trovato effettivamente nel mio discorso un punto d'appoggio per parlare di quello che stava lui facendo. Lui faceva sia un tipo di ricerca che poi si è visto sviluppandosi sia in rete, sia come scrittura, di carattere anch'esso di ricerca, inteso come lavoro sui materiali, sul riporto, sul cut-up, sulla presa diretta di materiali dalla conversazione comune, eccetera. E quindi il contatto è stato pressoché immediato, perché ci siamo trovati su un terreno che metteva insieme, ripeto, arte contemporanea e scritture contemporanee. Parallelamente io avevo appena pubblicato, stavo per pubblicare, adesso non ricordo esattamente il mese, una serie di prose che si intitolava Endoglosse con Biagio Cepollaro Edizione, casa editrice o comunque iniziativa anche lì in rete, nata in rete soltanto per la rete, quindi libera, di libera fruizione, di libero download, eccetera. Anche lì avevano, sempre lì avevano pubblicato, stava per pubblicare Gerardo Bortolotti, stessa cosa se non sbaglio anche Michele Zaffarano, che avrebbe pubblicato un testo anche lui lì, e questo fu l'ulteriore trade union tra me e loro, e questo unì anche, fece in modo anche che si riunisse il terzetto Bortolotti, Zaffarano e Broggi. Sostanzialmente è come se avessimo scavato sotto gli anni 90, come un po' quattro talpe più o meno separate tra loro, e fossimo sbucati sul terreno dei primi anni 2000, guardandoci intorno e ritrovando le stesse facce, più o meno le stesse
gli stessi interessi, le stesse, così, le stesse linee di ricerca che ci avevano in qualche maniera fatto appunto veramente scavare sotto gli anni 90, che era un periodo decisamente triste per la letteratura, o perlomeno per la sperimentazione. In più loro, Gherardo e Michele, un po' meno Alessandro e me, ma sicuramente anche noi, avevamo, un po' tutti avevamo, in realtà un grosso bagaglio di interessi e di materiali che venivano proprio dal contatto che era avvenuto, proprio perché in Italia nulla c'era, con le altre culture. Questo sostanzialmente è stato una sorta di piccolo, come dire, piccolo astro che si è concretizzato con l'aggregarsi di materiali, e a un certo punto la forza gravitazionale di tutti questi materiali che avevamo a disposizione, e comunque di cui avevamo contezza, hanno creato una massa tale da farci gioco forza scegliere di creare un sito. Un sito che era la cosa più semplice, più economica, meno coinvolgibile appunto nei problemi editoriali che tuttora ci sono e c'erano allora, della formazione di una rivista, della formazione di qualsiasi altra entità legalmente riconosciuta, e senza volerlo, proprio nel 2006, appunto, a 3 anni dalla nascita di altre realtà come i blog personali, sia di Sannelli che mio, che di Bortolotti, oppure la nascita di veri e propri siti come Azione Indiana, ecco, a 3 anni da quell'evento, che quindi segnava già un inizio di indipendenza per molte altre realtà, e noi siamo trovati prima come blog e poi come sito a fare una scelta di campo molto, molto netta, molto precisa, cioè a decidere di mettere le nostre competenze di traduzione, di conoscenza di arte contemporanea, di attenzione verso anche le stesse forme di pubblicazione, per cui il sito comporta certe altre cose che non comporta una rivista cartacea, altre competenze, altre volontà, e tutto gratuitamente, ovviamente, e questo è stato l'inizio del sito, che poi ha avuto la sua storia come tutte le, in realtà, poi riviste, cioè ci sono uscite, entrate, uscite con una separazione più netta, altre invece con un legame che continua. Per esempio, Michele e io con gli altri due fondatori, quindi con Gherardo e con Alessandro Broggi, con Gherardo Bortolotti e con Alessandro Broggi ci sentiamo continuamente, e il dialogo è costante anche su cose che tuttora si fanno, anche se loro non sono più in redazione. Chiudo il microfono perché parlo sempre troppo. Anzi, no, ti ringraziamo molto per averci mostrato questo percorso. Vado avanti e mi concentro su quello che ci interessa veramente a livello di manifesto e di militanza per questo progetto. GAM non è una rivista né un editore, dà ospitalità alla ricerca, tutto qui. Questo è l'incipit del vostro manifesto, pubblicato prima in inglese e poi in italiano sul sito online. Il vostro progetto si struttura però in diversi spazi editoriali, formalmente definiti, la collana Chapbook, la sezione ebook critique, quella OPEB, One Page Ebooks e gli ebooks. La struttura di ogni singolo spazio è poi ben definita anche da un punto di vista commerciale. La collana Chapbook si presenta come piccoli libretti con testo a fronte a basso prezzo, mentre i testi delle altre sezioni sono tutti scaricabili gratuitamente, come ci dicevi. La domanda che vorrei fare ora Mariangela Guatteri è: il progetto GAM non si propone programmaticamente come editore, ma la nostra sensazione è che GAM si proponga fin dall'inizio come alternativa militante e di ricerca anche all'editoria italiana. È una sensazione che può starci, è corretta secondo voi? E perché GAM non vuole essere un editore? Correggo un attimo il mio cognome, mi chiamo Guatteri. Scusi. No, no, non importa. Vabbè, non sono forse l'elemento più adatto a dare questa risposta, nel senso che appunto io non sono tra i fondatori di GAM, ma penso, insomma, sono in GAM perché c'è comunque tra di noi una certa sintonia, un'amicizia di anni e frequentazioni e vari progetti insieme. Chiamiamo l'editoria, a questo punto mi domanderei che cosa significa fare editoria, perché oggi, soprattutto appunto con la diffusione dei sistemi digitali, editoria non vuol dire solo editoria digitale, ma vuol dire anche di editoria distribuita in rete.
Allora, dei siti, dei blog, dei portali o comunque dei luoghi che sono in rete, che propongono materiali testuali, materiali visivi, sono progetti editoriali di fatto, perché anche se non hanno una linea editoriale precisa, hanno comunque un'idea di quello che si va a pubblicare, perché è chiaro che ci sono dei redattori che si confrontano, che decidono cosa pubblicare e cosa no. Riceviamo moltissimi materiali dall'Italia, ma anche dall'estero. Insomma, Marco, tra l'altro, è tra quelli che si occupa di più di così, è l'hub della posta che ci manda i vari contributi che arrivano e li guardiamo e poi dopo decidiamo cosa, se pubblicare e che cosa. E questa è un'attività, mi sembra, di tipo editoriale, circoscritta a un certo ambito che non sta a me definirlo e si definisce attraverso i materiali che pubblica, insomma, basta darci un'occhiata. Ma non è un'alternativa, ma è un altro canale, un'altra dimensione praticabile da chi la vuole praticare. Non credo che più si tratti di farsi la guerra tra media, come un tempo io sono cresciuta quando la televisione ammazzava il cinema. Non è mai stato vero, non è vero. Smettiamola con questa mentalità. Nessuna tecnologia che entra in campo oggi soppianta un'altra. C'è stato un periodo, no? Come le tecnologie a un certo punto hanno soppiantato, ne hanno soppiantate altre. Oggi c'è, si assiste a questa invece parallelismo, questa situazione di sovrapposizione anche tra vari canali trasmissivi basati su protocolli, anche su tecnologie diverse, e quindi bisogna anche cambiare quello che è il concetto tradizionale, ad esempio, di editoria, proprio alla luce di questo fatto. Non so se i miei due amici sono d'accordo, ma questa è la mia idea. Potete intervenire quando volete, Posso, no, ovviamente. volevo solo, solo una postilla in merito alla domanda, alle parole di Mariangela. Su Gamma si trova una pagina dedicata ai chapbooks. I chapbooks, quella è, diciamo, è una vera e propria impresa editoriale, commerciale, nel senso che i chapbooks è una collana che non c'entra relativamente con Gamma, nel senso che la dirigo io e quindi ne do menzione, ne diamo insomma menzione sul sito, però appartiene in questo momento a Etiche Edizioni di Roma che la pubblica. Diciamo, sono due cose avulse. Lì si parla, i chapbook sono dei librettini che si possono comprare e acquistare. Per il resto su Gamma è tutto scaricabile gratuitamente. Adesso ci sono dei problemi tecnici, pian piano recupereremo i vari PDF che abbiamo creato lungo gli anni, però insomma era solo per specificare la differenza tra Chabooks e Gamma, ecco. Bene, Sì, grazie. poi no, aggiungo solo una postilla anch'io. C'è da dire che quello che diceva Mariangela e Michele è assolutamente, vabbè, oggettivo, insomma, no? A parte. E in più sull'editoria propriamente cartacea c'è da dire che Mariangela, che poi è un soggetto tuttora estremamente attivo con la collana Benway Series, che anche quella ha avuto noi tre insieme a Giulio Marzaioli per protagonisti per un periodo, poi diversamente anche lì abbiamo fatto scelte diverse. Diciamo che questa collana, Benway Series, che lo stesso nasceva dall'esperienza Gamma, ma se ne staccava anche, nasceva come editoria cartacea in quel caso lì, non come casa editrice, ma come collana. Ma la stessa Chabook è una collana all'interno di una casa editrice. E la stessa cosa succede per altre iniziative pregevolissime italiane, per esempio, sto pensando, se non sbaglio, a Diaforia, che pubblica di Daniele Poletti, che pubblica anch'essa come collana all'interno di casa editrice. Perché? Perché a differenza che in altri paesi del mondo, più civili del nostro, dove non c'è bisogno di lasciare un organo interno in pegno a qualcuno per poter fondare un'entità quale che sia, in Italia le cifre di partenza per avviare un progetto che è innanzitutto culturale e secondo poi rivolto
sappiamo benissimo, una, virgolette, clientela che abbiamo benissimo conoscenza del fatto che non è amplissima in Italia, fanno sì che sia impossibile per chi non ha dei capitali iniziali molto consistenti avviare un'iniziativa del genere, soprattutto mantenerla, perché avviarla si può anche pensare di fare, magari con un crowdfunding, eccetera, ma continuarla è estremamente difficile. E questo è un motivo, diciamo, strutturale proprio in senso marxiano. Tra l'altro, Diaforia, rispetto a tanti altri case editrici, ha proprio un altro concetto di interfaccia. E infatti, quello che dice, cioè, lavora dal punto di vista culturale, non solo nel formato libro, ma è apprezzabilissimo tutti gli incontri che gratuitamente si sente posta su YouTube e altri canali. E da quel punto di vista, ecco, sì. Rispetto ad altre case editrici si emerge anche per la pluralità delle voci che al di là del testo vengono fuori. Esatto. Bene, ringrazio e passerei riprendendo insomma l'aspetto della collana chatbook appunto citata da Michele Zaffarano, volevo fare una riflessione. Cioè, appunto, la collana nasce nel 2006, diretta da Gerardo Bortolotti e Michele Zaffarano. E si propone inizialmente come una serie di traduzioni di testi di autori stranieri inediti in Italia. La collana negli anni ha poi ospitato anche molti autori italiani, compresi anche le persone qui presenti, cioè ad esempio Michele Zaffarano con Todd e Strib, Marco Giovenale con Numeri Primi, Mariangela Guatteri con Il Secondo Nome, insomma. Mantenendosi però sempre comunque fedele al progetto editoriale iniziale. Nel vostro testo di presentazione, che compare sull'Azione Indiana, spiegate che alla base della collana c'è principalmente una curiosità personale, la voglia, ma forse anche il bisogno, di sapere che cosa succede in giro. La domanda quindi che vorrei fare a Michele Zaffarano, e poi insomma se qualcun altro vuole intervenire, è: dopo 15 anni dall'edizione del primo volume di Chapbook, cosa è successo in giro? E anche alla luce dei nomi che avete incluso nella collana, che cosa è successo in Italia? Grazie. Mamma mia, il domandone un milione di dollari in pratica. Che cosa è successo in Italia? Non so esattamente come rispondere a questa domanda, perché allora, per quello che mi riguarda dal punto di vista, ci riguarda, insomma, dal punto di vista della ricerca, di quella che viene definita scrittura di ricerca, che è un termine bruttissimo, però in Italia ormai è invalso come strumento di identificazione di certe scritture, la nascita e lo sviluppo, insomma, la diffusione pure nella nicchia, insomma, di cose come Chapbook e affini, non so se ha creato veramente un qualche cosa direttamente, ma certo ha creato una specie di attenzione di base, di fondo. Per esperienze che non appartenevano direttamente al consueto, diciamo, al consueto della tradizione italiana. Sto evidentemente esagerando e stressando un po' i termini a cui faccio riferimento, però insomma, in tutti questi anni si è parlato tantissimo di lirica contro avanguardia, sperimentalismo, è tutta intesa in questo senso. Quando abbiamo cominciato a fare i Chapbooks, diciamo che l'esigenza era quella un po' di renderci conto delle necessità che ognuno di noi avanzava in campo di scrittura e di correlarle con quello che facevano nel resto dell'Europa, almeno per quello che mi riguardava. Perché semplicemente constatavo che facevo certe cose ed ero più o meno isolato, però in terra francese queste cose già succedevano da qualche tempo, per cui veniva come dire, naturale dire, ma se le fanno qui le posso fare anche io, magari posso farle conoscere, eccetera, eccetera. Un po' diciamo che questa cosa ha funzionato nel corso degli anni, penso alla diffusione, sempre tra virgolette, perché stiamo parlando di autori comunque all'interno di una certa nicchia, che può essere più o meno ampia, no? Autori come Gleize, come Tarkos, Nathalie Cantane, che ho contribuito insomma a tradurre, vedo che cominciano a girare sempre di più, e quindi immagino che contribuiscono in qualche maniera, perché a loro volta portano concetti, esperienze,
metodologie, procedure di lavoro, immagino contribuiscono a creare un nuovo, non dico una nuova sensibilità, ma quantomeno un nuovo orecchio, un qualche cosa che magari messo insieme a qualcos'altro, crea un nuovo oggetto, un nuovo modo di interpretare la poesia. Allora, io parlo personalmente di poesia, diciamo, anche se mi scoccia, però diciamo che in Italia se dico altra cosa mi si capisce male, per cui preferisco essere frainteso a nuovo, almeno so di cosa sto parlando. Il problema sostanzialmente è semplicemente questo: negli ultimi 20 anni abbiamo in qualche maniera un filino contribuito a corrodere i confini di quello che in Italia viene definito poesia, che sembrerebbe essere fino a un certo punto, entro certi limiti, una specie di monolito cubrichiano, insomma. Non so fino a che misura questo sia veramente successo o non sia una mia pia illusione. Mi sembra che qualche cosa si muova, diciamo. Non so se ho risposto veramente alla domanda, però. Sì, appunto la domanda, diciamo, non era semplice, sicuro, però è molto interessante il discorso che ne è emerso. Quindi lascio la parola a Teresa. Sì, la mia domanda è per Marco Giovenale, è l'ultima di questa intervista. È la seguente: il lavoro di ricerca che promuove GAM sembra ricalcare molte esperienze estere, che come altre scritture di ricerca non si affida solo a nuove prospettive mediali della poesia, ma anche ad uno spazio comune dato proprio dalla ricerca di una non lingua, di una non scrittura, quindi abbandonando la novecentesca forma della rivista di cui parlavamo prima. Volevo sapere se lo stretto rapporto con la cultura americana di ricerca e francese sia un modo per uscire da un novecentismo inteso come problema esclusivamente italiano, come se ci fosse un'endemica radice reazionaria della nostra specifica cultura. E non parlo solo dell'angoscia della tradizione, ma soprattutto della percezione che si ha degli spazi e dei media digitali, come dicevamo prima, ossia la supposizione per cui questi possano non del tutto esercitare una funzione significativa nell'episodio poetico. Quindi mi chiedo se l'importazione di modelli culturali esteri, che voi dichiarate appunto apertamente, e quindi anche nuovi mezzi, non siano un modo di militare contro quel Novecento che è stato sancito come canonico e che ancora oggi principalmente è modello di scrittura per giovani poeti a noi contemporaneissimi. Sì, anche questa è una domanda molto impegnativa. Io direi che in realtà ho come l'impressione che peraltro assolutamente condivisibile e condiviso, timore che sia un problema tutto italiano, in realtà sia un timore eccessivo, perché in verità è probabilmente eco dalle voci che noi sentiamo di tutto e da tutto il mondo, la lamentela che ovunque sia così, cioè sostanzialmente dalla Svezia alla Spagna, soprattutto alla Francia, l'Inghilterra, pensiamo ai vari premi importanti dei vari contesti letterari, agli Stati Uniti, eccetera, dovunque c'è un mainstream, c'è qualcuno che dal punto di vista, dall'altezza, non sappiamo quanto veramente alta, di una editoria a grande distribuzione o a distribuzione sicuramente maggiore di altre, decide e dispone come cosa si scrive quando si parla di testi che poi finiscono effettivamente in scaffale. E in Italia la cosa è assolutamente visibile perché il problema distributivo è gravissimo, forse sì, in questo caso più grave che in altri paesi, però è il punto estremo, è il segmento ultimo, quello praticamente del libro che finisce in mano al lettore. Dal punto di vista di tutto il resto della filiera, tutto il mondo è paese, perché l'impressione è che, no, l'impressione, a me sembra sia un fatto oggettivo, che di fatto, tranne casi splendidi, eccezionali, di lunga durata, come per esempio in Francia, Peuel, ma non soltanto, ce ne sono anche altri. La Francia è un caso un po' particolare perché è un'editoria che, per quanto ancora possa durare, ha un sostegno da parte dello Stato abbastanza consistente, quindi permette anche a imprese che rischiano di più di sostenersi. Ma comunque, detto questo, è un po' la situazione di tutto il mondo.
vediamo poeti che peraltro sono tradotti e stratradotti qui in Italia, che comunque sono arrivati perfino loro con grande difficoltà, vengono accolti da riviste, diciamo, a grande distribuzione, le case editrici maggiori, a braccia aperte, mentre tutta un'altra tradizione che è composta sostanzialmente da tutti gli autori che abbiamo tradotto, è inutile che faccio l'elenco, ma chiunque vuole può andare a vedere il nostro indice del sito, ecco, mentre c'è tutto un altro mondo che non viene assolutamente... Non viene trasmesso, non c'è. E quindi sì, da una parte si tratta effettivamente di un problema in parte italiano, ma ripeto, forse più sul fronte distributivo finale che non sul fronte della vera individuazione dei valori, perché la vera individuazione, dell'individuazione dei valori, perché quella è bipartita in un mainstream e in un underground, se vogliamo usare queste vecchissime categorie che non possono neanche essere più completamente pertinenti, questa bipartizione vale un po' per tutti i paesi. E ci sono delle minoranze, molto minoranze, anche in paesi estremamente evoluti. Più di una volta ci è capitato di parlare con il redattore Gustav Sjöberg della rivista OEI, che è una delle principali a livello mondiale, anche perché molti suoi numeri sono non soltanto in svedese, che limiterebbe molto l'ascolto, ma anche in inglese, anzi quasi soltanto in inglese. Ecco, molte volte mi è capitato di parlare con lui e di sentire lamentele molto, molto, molto radicali nei confronti del contesto letterario del suo paese, quindi delle scelte che muovono, insomma, no? Gli editor delle case editrici maggiori. Questo penso che quindi sia un po' un punto costante. Il buono è quello che probabilmente non poteva essere fatto, anche se ci fossero state delle soluzioni e delle masse critiche di autori e di dialoghi e di traduzioni più imponenti negli anni 90, che invece può essere, ha iniziato a potersi dare a partire dagli anni 2000, è che appunto la rete ha avuto questo pregio, insieme ad altri difetti, d'accordo, avrà avuto questo pregio di aprire effettivamente, oggettivamente i confini, aprire la possibilità di pubblicare a prezzo, a costo sostanzialmente zero, e ha creato una nuova stagione che può essere all'ingrosso, veramente con 10.000 distinguo, però non del tutto insensatamente paragonabile a ciò che è stato il ciclo stile per gli anni 60 e 70. Quindi una produzione a basso costo, una diffusione possibile a livelli molto, molto molto ampi. Pensiamo soltanto al caso di Roberto Roversi, che lo aveva pubblicato a suo tempo, negli anni 60 e prima, con Mondadori, Rizzoli, Feltrinelli e chi altro, insomma, Einaudi, e inizia a circostilare i propri lavori e poi non cede più alle lusinghe della grande editoria, ma non per motivi particolarmente polemici, ma per dire, ma perché dice, io col ciclo stilato raggiungo molte più persone. Oggi con internet sostanzialmente è lo stesso. Certo, noi scontiamo anche un'accademia che è particolarmente ostile, anche a volte per ragione, nei confronti di internet e delle iniziative che vengono online. Però gioco forza, credo che col tempo si dovrà rendere conto che, fatta la tara su una certa qualità, che poi comunque qualche struttura, qualche filtro dovrà trovare. E internet è cioè comunque un passaggio soprattutto per alcune poi riviste. Molte riviste, poi, tra l'altro, adesso proprio accademiche, hanno esistenza quasi soltanto online, oppure un'esistenza primariamente online. Non so se sbaglio, ma c'è quella rivista che si occupa della traduzione, si chiama, che sempre esce in formato bilingue. Argo, sì, Argo, No, Underground, con tre. ed è una rivista accademica di fascia A, così come Diacritica, per esempio, che è una rivista che non nasce soltanto al campo dell'italianistica, ma principalmente su quella, diretta da Maria Panetta, con la collaborazione di Sebastiano Triulzi e di altri, ed è una rivista accademica di fascia A, ma ce ne sono molte altre, adesso sicuramente qualcuno mi odierà perché non ne cito altre, ma insomma ce ne sono, ecco. Chiacchiero sempre troppo. Chiudo. Perfetto. Io invece vi rivolgo una domanda, ne rivolgo una e poi dopo magari se volete rispondere tutti insieme, che ha a che fare anche con quello che hai detto riguardo all'Accademia, nel senso che per giovani della nostra età, fascia 20-30,
abbiamo una percezione di avanguardia molto tradizionalizzata, poi invece e che rappresenta per noi un'altra parte comunque della tradizione. Quel dibattito che dicevi per noi fa già parte di un dibattito tradizionale, mentre oggi ci è difficile individuare quale sia effettivamente il dibattito contemporaneo, anche se ci pare in realtà alla fin fine, in soldoni, sempre quello della lirica. E da questo punto di vista si vedono moltissimi giovani scegliere come alternativa la vostra traccia, non solo quella di GAM, ma parlo appunto di voi in quanto scrittori. Ecco, appunto, siete diventati, diciamo, un'alternativa alle altre avanguardie. Forse, e questo ve lo chiedo, secondo voi anche per l'innovazione degli strumenti di cui parlavi, perché soprattutto quello che dicevi quello che fa GAM è dare degli strumenti nuovi, non è un concetto di forma, è proprio un concetto d'approccio nuovo alla scrittura. E anche voi siete rientrati tra le maestranze, diciamo. Lascio la parola a Mariangela su questo, poi magari riprendo. Brevissimamente, allora, sì, forse non è più il caso di tirare in ballo l'avanguardia, perché è una parola che ha un carico eccessivo, ed è una parola che non è più contemporanea. Parlare di avanguardia oggi, riallacciandosi anche al discorso che si faceva sulle reti, su questa forma ubiquitaria e trasmissiva, l'avanguardia è una parola che non c'entra più, secondo me. Non so quanto siate d'accordo, ma l'avanguardia è un'idea di qualcosa che sta davanti in una specie di trincea, è un termine anche militare che a me non piace più, sinceramente. Quindi credo che anche smetterla di usare questo termine, soprattutto per le scritture che ci appartengono e che sono intorno a noi, porti fuori proprio dal senso di quello che si fa, anche come tipo di tensione. Non si tratta più di superare qualcosa. Ma si tratta anche, come si diceva all'inizio, di rendere possibili delle azioni di scrittura in modo un pochino più allargato. Credo che questi strumenti informatici abbiano tolto un pochino di soggezione nell'utilizzo di certe cose, di certi materiali piuttosto che altri. Vedere diffusi in rete certe cose unite che fanno letteratura, diciamo che fanno poesia, dove ci sono dei grafici, degli elementi visivi, degli elementi video di animazione, degli elementi software, credo che sia stato d'aiuto per dire, guardate, si possono usare anche queste cose di prima mano, come se fosse una materia prima. L'idea è proprio di la materia si è smaterializzata dentro la rete perché non possiamo usare anche tanti altri linguaggi che convivono all'interno di un sistema binario. Comunque, ecco, volevo dire questa cosa rispetto al termine avanguardia, rispetto a una prassi che di apertura e di mi piace dirlo, ha tolto soggezione all'utilizzo di certe forme di scrittura, che è importante soprattutto per i giovani che vengono magari da un'accademia, da una scuola dove sono formati in un certo modo, indirizzati in un certo modo, ma anche giustamente, voglio dire, non siamo per il colpo di spugna. Ma confrontarsi con qualcosa d'altro che è più contemporaneo, penso che sia stimolante, ecco. Beh, personalmente voglio aggiungere, sono d'accordissimo sul discorso di Mariangela, aggiungo anche che il termine avanguardia, ma per come viene usato in Italia anche scrittura di ricerca e in parte anche sperimentalismo, su cui si potrebbe discutere a lungo, implicano proprio all'inizio del discorso una
una dicotomia che in realtà non esiste, nel senso che c'è la tendenza nel mainstream è ovvio, e quindi diciamo, per fare l'esempio nella nostra realtà italiana, nella lirica più o meno di derivazione novecentesca, c'è una, in coloro che la praticano, c'è una tendenza a giocare tutte le posizioni, i discorsi, le giustificazioni estetiche, non estetiche, a giocarla insomma in termini di conquista dell'egemonia culturale. Parlo per noi, a noi non ha mai veramente interessato, cioè non abbiamo mai scritto per raggiungere una posizione in accademia o nell'ambito editoriale. E questa è una cosa che in realtà non dovrebbe, ma in realtà implica a sua volta una misinterpretazione anche degli stessi discorsi in causa. Faccio degli esempi poi. Allora, molte cose che ci vengono attribuite sono frutto di una cattiva, tra virgolette, interpretazione di alcuni concetti che noi cioè, portiamo avanti da anni, ma che non sono mai stati veramente contestualizzati, non sono mai stati veramente contestualizzati perché sono stati utilizzati subito come arma in una fantomatica guerra per l'egemonia culturale. C'hanno anche, allora, a noi di Gamma in particolare, e questa è la cosa più paradossale e assurda, ci hanno anche tacciato di essere di rappresentare l'egemonia culturale, di essere dittatori del no, adesso la citazione esatta non me la ricordo, però Marco ne sa qualche cosa, io adesso non me la ricordo, però siamo arrivati a questi assurdi, quindi sono completamente d'accordo con Mariangela nel cercare di evitare il più possibile di ricorrere a termini come avanguardia, almeno per identificare questo tipo di lavoro che è una sorta di guerra che prosegue anche nei confronti della lirica, per esempio. Cioè, ci viene spesso rinfacciato che la nostra scrittura di ricerca, diciamo, è qui. Ma non solo, è praticamente da contrapporre in maniera netta alla lirica. Allora, fate scrittura di ricerca e quindi non potete essere lirici, non potete fare i lirici, non potete comprendere la lirica, eccetera, eccetera, che è cosa assolutamente falsa, è dovuta a una semplifica, a un'elementarizzazione proprio del discorso. Poi Marco, immagino che su queste cose potrebbe dirla più lunga perché io e Marco abbiamo in confronto di questi eventi due politiche diverse e lui risponde e io sto zitto. Marco ha più argomenti di me per spiegare per questa cosa, però insomma era giusto per dar manforte al discorso di Mariangela. Ecco. Ma io in realtà stavolta ci scambiamo i ruoli, sto zitto io perché hai parlato benissimo tu, ha detto anche Mariangela quello che anche io penso, quindi non credo che ci sia molto da aggiungere. Noi abbiamo nel tempo, magari questo sì, tentato, avviato discorsi anche critici con un vocabolario diverso, per esempio la coppia assertivo non assertivo, per definire un certo tipo di scrittura distingua da un'altra. E all'interno del non assertivo ci può essere anche del materiale apparentemente lirico. E proprio su questo, sul fatto per esempio del vocabolario, faccio io un po' di pubblicità a TIC perché di fatto uno dei libri che uscirà proprio avanti nel tempo sarà proprio un lessico che si occupa un po' di far chiarezza su alcuni termini che sono stati usati in questi anni e che probabilmente verranno usati ancora per un po' di tempo in ambito di ricerca da capo, che qui magari lo mettiamo tra virgolette e poi rimandiamo la definizione migliore o a definizioni migliori più avanti. Perfetto, allora ringraziamo Gam per aver partecipato a questa chiacchierata molto interessante e vi rimandiamo alla prossima puntata di Militanti. Grazie per averci ascoltato. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie a voi.